di Ciccio Bucciardi, una manifestazione contro il ponte, 10 agosto 2024, oggi ancora più, ha più significato nel momento in cui il governo ha approvato la legge cosiddetta Spezzatino. Sì, esatto. Sono 20 anni che con coerenza lottiamo contro questo spreco di denaro pubblico, del nostro denaro, che invece di essere indirizzato per costruire ospedali che qui mancano, per migliorare le nostre strade e autostrade, viene impiegato per pagare dei tecnici, questo deve sapere la gente, per pagare dei tecnici della società di Messina Spa per tenerla all'impiedi e realizzare progetti su progetti, consulenze e via dicendo. Perché il ponte non lo realizzeranno mai, ma continua lo spreco del nostro denaro, del denaro pubblico. E per continuare e impedire le proteste fanno anche questi decreti che servono sia per limitare la libertà di manifestazione incredibile, garantita dalla nostra Costituzione, sia a provare la possibilità di partire con i cantieri di questa fantomatica mega opera senza che il progetto definitivo sia approvato, una cosa assolutamente assurda, mai successa prima nella storia d'Italia. E dal punto di vista delle infrastrutture e dei servizi si parla anche dell'acqua, ovviamente si dice che il ponte non è strettamente collegato al tema dell'acqua, però voi lo collegate al tema di infrastrutture e servizi. Esatto, esatto, perché come abbiamo detto prima è sempre denaro pubblico, è sempre denaro che invece dovrebbe essere utilizzato per pagare questi progettisti, queste consulenze, questi tecnici, dovrebbe essere utilizzato, non è possibile che per il ponte sono stanziati 15 miliardi di euro, questo è l'obiettivo, e per la situazione d'emergenza gravissima, senza precedenti, che abbiamo in Sicilia, di siccità biblica, si sono stanziati solo miseri 20 milioncini di euro, è una cosa vergognosa, sono gli stessi soldi, sempre pubblici, sempre nostri.